1946, nell'immediato dopoguerra, che alle ore 12 in punto, viene depositato all'ufficio centrale brevetti di Firenze il brevetto per motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica. Alla documentazione vengono allegati quattro disegni, ed è da qui che inizia la storia dello scooter più venduto e diffuso al mondo. Fino ad allora, negli stabilimenti Piaggio si erano prodotti treni e motori aeronautici,
ma la guerra era ormai finita e le richieste cominciavano inevitabilmente a scemare. Era il momento di un rapido cambio di rotta nelle linee di produzione. Il tutto parte da un progetto di motocicletta carenata, l'MP5 o Paperino. Il progetto viene affidato in toto al migliore ingegnere della ditta, Corradino D'Ascanio, in origine progettista aeronautico, ma ingegnere di grande talento e versatilità. È grazie a lui che da quel piccolo prototipo si passa prima all'MP6, molto differente dal suo predecessore e con qualche miglioria tecnica rubata proprio dagli aerei, ed infine alla Vespa dell'immaginario comune, con un motore di 98 cm cubici. Enrico Piaggio segue da vicino il lavoro dei progettisti capitanati da D'Ascanio, ed è sempre molto critico e puntiglioso. Vuole passare il più in fretta possibile dalla produzione in serie di pentole, di cui al momento si occupava data la grande richiesta di oggetti da cucina, ad un prodotto che mantenesse viva l'immagine dell'azienda, riportando il lavoro nei suoi stabilimenti e contribuendo anche alla ricostruzione del paese. Una volta messo a punto il prototipo dell'MP6, partì subito la produzione in serie dei primi 50 modelli, che presero il nome di Vespa da questa celebre frase di Enrico Piaggio: «Alla vita stretta e di sedere largo, pare una Vespa». Il nuovo scooter Piaggio è il più significativo di tutta la produzione Vespa. Scocca portante, motore laterale, trasmissione diretta e ruote intercambiabili sono le quattro caratteristiche che hanno reso inconfondibile la creazione di Corradino D'Ascanio. In primavera vengono consegnati i primi esemplari che escono dallo stabilimento di Pontedera, ad un prezzo di 55.000 lire per la versione normale e 61.000 per il modello di lusso. In soli 2 anni la produzione registra un'impennata e ne vengono costruiti e venduti ben 13.019 esemplari. Nel 1950, poi, la Piaggio produsse oltre 60.000 esemplari di Vespa per il mercato italiano e straniero. La passione per le due ruote coinvolgeva a tal punto il grande pubblico da motivare la nascita di svariati Vespa Club su tutto il territorio e diverse competizioni su strada, nelle quali Vespa si è sempre distinta, sfoggiando non solo capacità tecniche e meccaniche di alto livello, ma anche una squadra di piloti di tutto rispetto, come Dino Mazzoncini e Giuseppe Cao. Quest'ultimo, una volta ritiratosi dalle corse, fonda la squadra acrobatica ufficiale Vespa e qualche anno più tardi viene insignito del titolo di cavaliere. Dello stabilimento Piaggio di Pontedera. Si tratta di un'organizzazione a carattere scientifico, il cui compito principale è la messa a punto dei prototipi che dovranno essere successivamente prodotti in serie. Una delle sue attività è quella delle prove su strada. Gli uomini e le macchine di questo reparto totalizzano complessivamente ogni anno centinaia di migliaia di chilometri. Tutte le strade italiane, ogni giorno squadre di questi collaudatori impiegano la Vespa nelle condizioni più disparate, su percorsi scelti in modo da impegnare al massimo la macchina e tutti i suoi organi. Dall'autostrada alle normali vie di comunicazione, con percorsi misti più o meno veloci, sulle strade di montagna impervie ed accidentate, dove si possono meglio provare le sospensioni, gli ammortizzatori e le qualità di tenuta della macchina. Anche l'APE esegue percorsi appositamente studiati, adatti alla sua natura di veicolo da carico, in modo che il motore, la trasmissione, le sospensioni e tutta la struttura vengano sollecitati più di quanto qualsiasi cliente possa mai fare, qualunque sia l'uso al quale destinerà il veicolo. Anche le Vespa con Sidecar si provano secondo criteri dettati dalla particolare natura di questi veicoli. Ma siamo i primi tre che abbiamo conosciuto all'inizio. Il loro turno di prova è finito e stanno rientrando in stabilimento.
I collaudatori compilano subito un particolareggiato verbale in cui sono indicate tutte le osservazioni e i rilievi eseguiti durante la prova, mentre le moto, affidate ai meccanici, vengono preparate per le prove successive. Le prove su strada sono affiancate da due servizi fondamentali: la sala prova motori per il rilievo delle caratteristiche e le prove di durata dei motori prototipi, e il gabinetto prove, equipaggiato con una serie di macchine specialmente concepite per provare i singoli particolari in condizioni simulate di impiego, in modo da poter avere dati orientativi sul loro comportamento in un tempo molto più breve di quanto non sarebbe richiesto da una lunga prova su strada. Qui, ad esempio, si esegue una prova statica di resistenza delle scocche. Due scocche collegate fra loro da un tirante munito di dinamometro elettrico vengono sollecitate a torsione. Questa complessa apparecchiatura che vedete esegue una prova funzionale dei comandi, mentre il manubrio oscilla in condizioni analoghe a quelle che si verificano durante la guida. Con ciò si possono localizzare gli sforzi e le usure. Osservate il settore del cambio e il carburatore. Impianto elettrico. Su questo banco il generatore viene fatto girare mentre si rilevano, con l'uso dei più moderni strumenti di ricerca e di controllo, tutte le caratteristiche che interessano. Intanto, su altri banchi, tutto il complesso esegue lunghe prove di impiego. Prova di una lampada alla sfera di Ulbricht. La stessa lampada montata sul faro viene alimentata in condizioni standard, in modo che sullo schermo appositamente predisposto si possa, con la cellula fotoelettrica, misurare l'illuminamento fornito. I vari particolari provati separatamente vengono montati sulla macchina e ancora una volta controllati prima della prova pratica di impiego su strada. Prova dei ventilatori. Su questo banco, appositamente attrezzato, si può misurare la portata dell'aria in funzione dei giri della ventola, come pure la potenza assorbita. Qui si prova un ammortizzatore. L'ammortizzatore, come vedete, viene azionato da questa macchina. Se ne rilevano elettricamente gli sforzi, mentre l'operatore, con lo stetoscopio, si assicura che il funzionamento delle valvole sia regolare. Naturalmente, dopo il rilievo delle caratteristiche, gli ammortizzatori vengono montati su una macchina multipla per la prova di durata. Freni. Ecco una macchina specialmente equipaggiata con dinamometri che permettono di misurare gli sforzi sui comandi, e con un decelerometro montato sul manubrio per il rilievo del coefficiente di frenatura. Si procede sul terreno alla misura degli spazi di arresto. Un elemento molto importante del motore è la marmitta di scarico, la quale non deve assorbire potenza, ma deve altresì essere silenziosa. Questo è un punto sul quale i tecnici di Pontedera sono particolarmente esigenti. Si procede al controllo del fonometro, dopodiché la marmitta viene provata praticamente sulla macchina. Alla distanza regolamentare di 7 metri, il motore viene portato al numero di giri stabilito e si esegue la lettura prendendo nota dei risultati. Ed eccoci alla sala prova motori sperimentale, costituita da diverse cabine acusticamente isolate e munite di banco freno. Eccone una. I comandi, completamente riportati all'esterno, permettono all'operatore di controllare il funzionamento del motore, senza essere praticamente presente in cabina, dato che la stessa può venire alimentata con aria condizionata, riproducente le più svariate condizioni di impiego, a mezzo di prese d'aria e spruzzatori di acqua polverizzata. Ecco il banco prova. Con esso si rilevano due caratteristiche fondamentali del motore, alle quali sono legate le prestazioni del veicolo: la potenza, dalla quale dipende la velocità, e il consumo di carburante. La potenza massima si calcola dai rilievi del numero di giri e della coppia motrice letta col dinamometro. La velocità si determina sperimentalmente su strada. Come sapete, si tratta di percorrere un chilometro nei due sensi, rilevando il tempo complessivo impiegato.
La macchina entra lanciata sulla base, ne esce e la ripercorre lanciata nel senso inverso. I due osservatori posti all'estremità del chilometro scattano i loro cronometri ogni volta che la macchina passa davanti a loro, entrando o uscendo dalla base. In tal modo il tempo effettivo impiegato a coprire la base in andata e ritorno viene fornito dalla differenza fra la lettura del secondo e del primo cronometro. Il consumo al banco si rileva misurando il tempo occorrente per esaurire il combustibile contenuto in una provetta graduata di capacità nota. Analogamente su strada si riempiono gli appositi serbatoi supplementari di cui le macchine sono dotate con un litro di miscela e quindi si percorre un tratto di autostrada a velocità costante fino ad esaurimento del combustibile. La prova viene eseguita secondo le norme CUNA che prescrivono di effettuare il percorso in andata e in ritorno e con buone condizioni atmosferiche. Ma non sempre c'è il sole. Nel laboratorio è molto importante tenere conto delle condizioni atmosferiche, pressione, temperatura, umidità, perché molte prove possono essere influenzate da tali condizioni. Non si perda mai l'occasione di eseguire prove in condizioni speciali o un po' fuori del comune. Durante l'inverno, quando la neve ricopre campi e strade, si programmano e si effettuano collaudi per controllare la tenuta delle macchine sul terreno ghiacciato. Diceva Lord Kelvin che non si può misurare ciò di cui stiamo parlando se non si ha una conoscenza scientifica. È per questo che di tutte le grandezze che interessano si eseguono misure rigorose e spesso registrazioni dei dati più importanti. Qui vedete come all'oscillografo si proceda ad un rilievo della forma d'onda di tensione del volano magnete. La macchina cinematografica posta davanti allo schermo ne fissa l'immagine nel tempo e subito si procede allo sviluppo dell'oscillogramma per il suo esame. Questa è in sostanza la vita del servizio tecnico, esperienze e prove durante l'anno. Tutti i dati raccolti vengono accuratamente diagrammati e catalogati, in modo da fornire gli elementi di partenza per le future costruzioni. Ma le innumerevoli esperienze della sala prova motori, che analizza continuamente l'influenza specifica di tutti gli elementi del motore, alla ricerca della loro più armonica ed efficiente combinazione. Le prove di laboratorio sui componenti della macchina, condotte con i sistemi di cui abbiamo cercato di darvi un'idea, con le macchine speciali di cui avete visto qualche esemplare, non sono che le necessarie premesse delle prove su strada, che rimangono pur sempre per un veicolo il più probante ed insostituibile dei banchi di prova. Perciò, quando viene l'estate e lo stabilimento chiude per le ferie, il reparto prove su strada intensifica la propria attività per giungere alle conclusioni di un anno di lavoro. Si tratta di trasferirsi per circa un mese in una località dell'Appennino tosco-emiliano, in una villa appositamente attrezzata, per servire come base al collaudo finale su strada dei modelli già messi a punto praticamente sui prototipi durante tutto l'anno precedente. In questa località appartata e tranquilla si può fare mente locale e concentrarsi sui problemi inerenti alla prova delle macchine. Qui vedete le avanguardie dell'organizzazione che prendono possesso della villa prima dell'arrivo della grande squadra per attrezzarla confortevolmente in modo da accogliere il numeroso gruppo nella maniera migliore. Sintetici cartelli alle pareti ricordano ai collaudatori qual è il modo migliore di eseguire il loro lavoro e contribuiscono a creare l'atmosfera. Un vero tour de force attende queste macchine e i loro piloti. Basti pensare che devono percorrere in meno di un mese oltre 10.000 chilometri. Intanto si calcolano le distanze e si stabiliscono i tipi di strada che le macchine dovranno percorrere. Ecco la partenza per la prima giornata. Si snoda il carosello per tutte le strade. Quale contrasto fra il vecchio ponte e le guizzanti vespe, tipica espressione della nostra epoca. Tutta la squadra si cimenta in un difficile fuoristrada di montagna. Alcune delle macchine sono provviste di passeggero per avere elementi di prova in tutte le condizioni in cui il cliente verrà a trovarsi.
una breve sosta presso la Madonnina di Montagna, prima di prendere la via del ritorno. Stanno rientrando. I meccanici procedono immediatamente alla pulizia delle macchine e al rifornimento, mentre i piloti si dedicano alla compilazione del verbale. Per un giudizio complessivo sulla macchina, la viva voce del collaudatore può mettere a fuoco i vari problemi con una ricchezza di sfumature non facilmente esprimibile per scritto. In tal caso si ricorre ad una vera e propria intervista registrando la conversazione al magnetofono. Intanto tutto è già pronto per il successivo percorso. Oggi si tratta di una prova un po' particolare. Osservate, i ragazzi dovranno guadare un fiume. Può sembrare una inutile esibizione, ma non è così. Può darsi che un cliente, forse una sola volta nella sua vita, si debba trovare costretto ad affrontare una situazione simile, ed il suo motore non dovrà arrestarsi, nemmeno quella volta. Quindi, con le macchine grondanti di acqua, è previsto un tratto di strada assai polverosa. Si potranno così vedere i punti in cui maggiormente si concentra la polvere e studiare gli accorgimenti atti ad eliminare questo piccolo inconveniente di natura prevalentemente estetica, ma che potrebbe avere conseguenze ben maggiori se la polvere riuscisse ad infiltrarsi negli organi meccanici. Queste attività impegnano il reparto prove durante questo intenso periodo. Studio dei percorsi, partenza mattutina, preparazione dei pezzi che dovranno essere successivamente provati, controllati prima del montaggio, squadre lanciate per monti e per valli, ancora verbali che racchiudono il risultato di preziose esperienze, mentre il capo del servizio trae dagli elementi raccolti le direttive per dare alle prove l'indirizzo più conveniente. Preparazione delle macchine e via ancora a tutto gas sulle strade. Ecco tre specialisti delle motorsport capaci di coprire i percorsi più impegnativi a medie sbalorditive. L'abilità di questi collaudatori e l'efficienza delle macchine permettono alla Vespa di offrirvi questo spettacolo. Dagli stabilimenti di Pontedera, sciama trionfalmente su tutte le vie del mondo.